Dominic! Dominic! Scegliete! Pulsante rosso o pulsante arancione! Perché? Mi ricorda qualcosa. Ma cosa? Ho detto scegliete! Pulsante rosso o pulsante arancione! Dove l'ho già sentito? Non mi ricordo. Eric! Ah, giusto! Nel Luna Park di Eric e Dominique. A un certo punto abbiamo dovuto scegliere tra pulsante arancione e pulsante rosso. E anche voi, leggendo la storia, dovete scegliere per continuare. A seconda di quale pulsante sceglierete, la storia cambierà. Volete scegliere pulsante rosso o pulsante arancione? Ah, sì, scusa. Non lo so, è una scelta difficile, poi non sappiamo nemmeno cosa potrebbe succedere. Che ne dici? Non lo so, forse arancione. No, forse rosso. No, forse arancione. O forse rosso. Scegliete un pulsante rosso! Ok, va bene, ci decidiamo. Che ne pensi, facciamo arancione? Rosso. No, arancione. No, secondo me è rosso. Perché è rosso? Perché non è arancione. Ma arancione è meglio. Ma rosso non è male. Ok, facciamo rosso. No, arancione. Sicuro arancione? Sì. No, rosso. Come rosso? Ok, rosso. No, arancione. Ecco, ha ragione. E adesso che succede? Adesso dovete fare una sfida! Dovete disegnare i personaggi del mio libro! No, aspetta, come tuo libro? No, vorrei dire il nostro libro! C'è anche scritto di Eric e Dominique. È il mio libro! Guarda qui, sono il protagonista! Veramente, ci siamo prima noi. Questo sono io! Okay. Va bene, è anche il tuo libro. Non è vero. Chi disegna il disegno più bello vince, mentre chi perde... Un momento, chi perde cosa, dottor Timothy? Te l'ha detto, non sembra una buona cosa. No. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e io sono Dominique e chi siamo noi tutti insieme e oggi è il gran giorno. Oggi esce ufficialmente il Luna Park di Eric e Dominique, il nostro nuovo libro, il nostro primo fumetto. Da oggi potete trovarlo in tutte le librerie, in tutti i negozi che vendono libri, in tutti gli store online, anche nei supermercati. Basta che ci sia il reparto libri. E su Amazon lo trovate ovunque. E quando lo prenderete, fatemi una foto e taggateci su Instagram di insieme.official. Non vediamo l'ora di vedervi con il nostro nuovo libro e sapere se vi piacerà. Potrete finalmente scoprire tutta la storia, scoprire il Luna Park che ha inventato il Dottor Genio e dove noi siamo finiti. Siamo sicuri che vi piacerà tantissimo. E poi è un fumetto speciale perché è una storia interattiva. Mentre lo leggete dovrete fare delle scelte. Dovrete aiutarci e in base alle vostre scelte la storia cambia. Ad esempio, qui dove andremo? Nel labirinto dei palloncini oppure nella casa dello spirito di Halloween? Sta a voi scegliere. E poi adoro i disegni, sono bellissimi, quanto siamo carini. A quanto pare piacciono anche al dottor Timothy, avete sentito la sfida? Dovremmo disegnarli. Non sembra così facile. E poi disegnare chi? Oh, io voglio disegnare Dominique. Mi piace tantissimo la Dominique del fumetto. Certo, anche il dottor Ginny e il dottor Timothy sono carini, non pensate? Ci sono tantissimi personaggi, è pieno di disegni. Da cosa dobbiamo iniziare? Giusto! Scegliete pulsante rosso o pulsante arancione? Di nuovo? Non lo so, dottor Timothy, ci devo pensare, un'altra scelta. Sceglietene una e basta! Arancione. Rosso. No, rosso. Arancione. Arancione. Rosso. Rosso. Arancione. Rosso. Di nuovo. Rosso e arancione anche. Eric, deciditi. Arancione. Rosso. Sicuro? Ok, Dominique, decidi tu. Ok, arancione. Rosso. Cosa? Basta, scelgo io, arancione. Ma non vale! Dovete disegnare uno aspetto cattivo del Luna Park! Perché proprio lui? Buon disegno! Oh!
voi ancora non avete letto il libro, quindi non sapete chi è la mascotte cattiva e misteriosa del Luna Park. Eccola qua, lui! Sicuramente vi eravate già chiesti, ma chi è questo tipo in mezzo a noi? Beh, sembra sorridente, ma invece è stato tremendo! Leggendo il libro capirete chi è e che cosa ha fatto. E inoltre, non è da sola, ce ne sono tanti come lui. Ma non possiamo dirvi altro, lo scoprirete. Adesso dobbiamo disegnarla. Tutto pronto e iniziamo, ma state molto attenti perché lo sapete, tocca a voi decidere. Sarà più bello il disegno di Dominique o il mio disegno? No, non fate quelle facce e neanche tu. Sono diventato più bravo, sono migliorato. Davvero? Sono più artista. Vedremo chi vince. Iniziamo. E poi non ho mai disegnato un pupazzo gigante, cattivo e misterioso. Magari mi viene bene. Certo che ha una faccia proprio strana. Già, è un tipo molto strano. Di sicuro dobbiamo disegnare molto pelo perché è tutto peloso. Ma la faccia non è così quadrata. Dominique, perché osservi la mia opera d'arte? Fai la tua e fai il tuo schizzo. Vai, anzi fammi un po' più di spazio. Sì, è strano, è vero, ha la faccia tipo quadrata. Ha una testa molto molto grande e degli occhi a palla molto grandi. Sì, ma se la faccio così grande non ci entrerà più niente nel foglio. Anzi, ragazzi, provate a disegnarla anche voi. Quando avrete il libro, prendete tutte le pagine in cui c'è questo personaggio e provate a disegnarlo. Vediamo chi è più bravo. Anzi, dalla copertina non si vede benissimo. Lo cerco all'interno. Sì. Qua. Copiamolo da qui. Ok. Qui si vede tutto il corpo. Devo fare due bei cerchi, gli occhi a palla. Piano, non muovere tutto. Ha una faccia buffa. Guardate ragazzi, sembra una radio. Una radio? Sì, di quelle vecchie. Quando lo vedi per la prima volta non capisci se è buono o cattivo. Sembra simpatico, però poi fa delle cose strane. E vai! Ecco la bocca! Dominique sta venendo molto bene, non pensi? Carino. Hai il corpo come quello di un peluche, tipo un peluche gigante. In realtà viene voglia di abbracciarlo. No. È un po' strano, non lo so. Coloro fin da subito le pupille. Come sono i piedi? Non si capisce. Sembra che non ci siano dei piedi. Sono delle gambe super pelose. È tutto coperto di peli, non si vede quasi nulla. Eccolo qui! Sono solo degli occhi. Sì, ma è bello. Carino. Il tuo invece no. Aspetta, Eric, sto ancora disegnando. Lo disegno mentre ci saluta. Sì, in fondo secondo me, in fondo è simpatico. Molto in fondo, sotto tutto quel pelo. Però bisogna riconoscere che sorride sempre. Sembra sempre felice. Non lo so, forse sorride perché sta tramando qualcosa. Del tipo... Non me l'aspettavo. Può essere. Dominique non ci entra. Eric, l'hai disegnato enorme. Non ci entra, ma manca un braccio. Va bene uguale senza un braccio. Guardate il mio. Non so se sembra che stia salutando oppure ballando. Questo è soltanto uno schizzo. Adesso passiamo ai dettagli. Devo disegnare tantissimi peli. I capelli in testa, che sono sempre peli viola. Tantissimi peli sulle braccia. Tu hai disegnato le mani? Tipo così. No, non erano così. Aveva le mani, si muovevano, non te lo ricordi? Con tutti quei peli non si capisce bene. Secondo te quante dita ha sotto quei peli? 3. Come 3? Ma forse ne ha 5 come noi. No, secondo me ne ha 4, così. Non lo so, dovrei vederlo meglio per ricordarmelo. Ok, ma io non ci vedo così. Aspetta! Sto cercando un'altra sua immagine. Magari una dove si vedono più da vicino le mani. Provo a ricordare... concentrazione... Ti ricordi quando l'abbiamo visto per la prima volta? No, ha interrotto la mia concentrazione. Qui ci sono altre immagini di lui e dei suoi amici. Però basta, vi sto facendo vedere troppe pagine del libro. No, non me lo ricordo. Ero troppo preoccupato e impegnato a scappare. No, non mi ricordo, non l'ho guardato così bene. Dovrei rivederlo dal vivo per disegnarlo in modo perfetto. Oh, chissà se lo rivedremo ancora. Secondo te, Eric? Sì? Rivedremo ancora il pupazzone gigante e misterioso? Non credo, Dominique. Sarà rimasto nell'isola del Luna Park. Perché dovremmo rivederlo? Secondo me non lo rivedremo mai più. Vabbè, disegno quello che mi ricordo. Però voglio disegnare
disegnarlo bene. Aspetta un attimo, fammi vedere. Dominique, puoi avvicinarlo un po', per favore? Aspetta un attimo, com'è la gamba? Ah, insomma, Dominique, serve anche a me. Anch'io sto partecipando a questa challenge. E a dirla tutta, sto anche vincendo. Per prima cosa, non stai vincendo, non è ancora detto. E poi, prenditi un altro libro. Giusto. Mi prendo un libro mio, così non avrò problemi. Per fortuna, qui ce n'è un altro. Che bello! Così lo guardo da vicino. Studio il personaggio. Guardo tutte le pagine che voglio. Così adesso non mi disturbi più. Ognuno ha il proprio libro. Comunque hai ragione. Sicuramente questo pupazzone gigante sarà ancora lì a Luna Park. E non lo rivedremo più. Ecco, ho finito! Anch'io! Eccolo qui! Oh, guardatelo! È così carino! Finito di disegnare, ma adesso dobbiamo colorarlo. E per colorarlo sappiamo tutti che colore serve. È praticamente tutto viola. Sì, ma serve viola chiaro o viola scuro? Hai un po' di chiaro scuro, un po' di ombre. Va bene, farò come dici tu. Iniziamo a colorare. È tutto viola tranne la faccia. La faccia è tipo il colore della nostra faccia. Un po' palliduccia. Un po' più pallido. Serve proprio tanto viola. Serve proprio tanto viola. Ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo. Ehi, Eric, perché ripeti quello che dico? L'avevi già detto. Ricalco il contorno. Faccio le pupille. Ci sono quasi, Eric. Anch'io. Devo solo colorare la faccia. Me ne stavo dimenticando. Usiamo il rosa. Mi sembra perfetto. Sono un po' in ritardo. E ho finito! No, ancora io. Volete vederlo? Ta-da! Guardate qui! Vi presento la mascotte del parco, il pupazzone gigante e misterioso. Ci sono anch'io! Ta-da! Vi presento la mia mascotte del parco. La mia è più vera. La mia è più bella. No, la mia è più bella. La mia è più bella. Più simpatica. La mia è il testone. Ecco qua, dottor Timothy, contento? Non è che questo è il suo personaggio preferito? Ma adesso a me è venuta voglia di disegnarli tutti. Voglio disegnare anche Dominique, Eric, il dottor Timothy, il dottor Dino e anche lo spirito di Halloween. Sono così carini. Li disegnerò. E voi ragazzi, disegnateli anche voi, la mascotte e gli altri personaggi. E quando li disegnate, fate una foto al disegno e fatecelo vedere su Instagram di insieme.official. Ma adesso decidete. Chi ha fatto il disegno più bello? Io, ovviamente io. Oppure io? O io. Non vedo l'ora di leggere chi vincerà e chi perderà. Cosa si inventerà il dottor Timothy? E adesso a tutti quanti voi, buona lettura! Io mi metto. D'insieme, d'insieme, d'insieme.